noterà dall'imbarazzo. La palette col migliore packaging, sicuramente questa della Line Crime. Questa è la China Doll, la confezione è in latta, colore viola e oro con in rilievo l'unicorno e la scritta Line Crime. Spero riusciate a vedere. All'interno ci sono 5 colori, tutti opachi tranne quello centrale che è un bellissimo oro, poi abbiamo un verde, un nero, un azzurro e un rosso. La palette con i colori più pigmentati. Questa è la Scurissimi di Neve Cosmetics e all'interno abbiamo 10 cialde di colori scuri e intensi. Come potete vedere il grigio scuro praticamente ormai è morto. E sono tutti colori davvero davvero molto pigmentati. Terza palette, la palette più versatile, chiaramente di quelle che possiedo io. Questa è la Smoked di Urban Decay e all'interno, oltre ad avere uno specchio e la matita che ora qua non c'è, che però è favolosa, la Perversion nera, all'interno abbiamo 10 ombretti. Nasce per gli smokey eyes, quindi potete fare uno smokey verde, blu, marrone, un classico nero. Però al suo interno ha anche due colori nude, uno più chiaro e uno leggermente più scuro, e un marrone opaco. Quindi comunque potete tranquillamente anche fare più trucchi nude da giorno. La più adatta per viaggiare è, secondo me, questa della Pup Art. Questa è la 004. Adatta per viaggiare perché comunque è piccolina, piccola, compatta, con al suo interno ha uno specchio e un pennellino che ora qua non c'è, però non è male, io mi ci trovo abbastanza bene. All'interno ha, sono quasi tutti i colori shimmer, tranne il nero opaco che è iperscrivente e questo color nude. Poi avete anche un bellissimo blu, un bellissimo verde. L'unico colore che non mi piace tantissimo è il primo, questo bianco, che è un po' troppo shimmer per i miei gusti. Quella che rimpiango di aver comprato, questa è una Sleek, è stata la prima palette della Sleek che ho acquistato, è la Primer Palette. All'interno ha 12 ombretti cremosi, quindi dovrebbero fare da primer e intensificare il colore che poi andrete a applicare sopra, farlo durare di più e farlo essere più vibrante, più intenso, più carico. Il problema è che la palette scrive bene. Vi faccio vedere qualche swatch. La scrivenza è buona, il problema di questa palette è che gli ombretti mi vanno nelle pieghe, quindi per la mia palpebra non va assolutamente bene. Ho provato con primer, senza primer, brand diversi di primer occhi, ma non c'è verso di non farli andare nelle pieghe dell'occhio. La palette con i nomi migliori. Questa è l'ultima arrivata in casa, la conoscerete tutti, è la nuova Duochrome di Neve Cosmetics. I nomi, io li adoro, adoro la palette, adoro i colori, adoro i nomi. Pioggia acida, Utopia, Fenice, Chimera, Twilight, Mela stregata, Abracadabra, Polline, Veleno e Mezz'estate. I colori sono favolosi e oltretutto la trovo comodissima
Se non avete tempo, se non volete star lì a applicare nella palpebra diversi colori, mettete uno di questi colori, lo applicate nella palpebra e già da solo con i suoi riflessi riesce a farvi fare un trucco carino in pochissimo tempo. La palette che utilizzo di meno, la Naked, tra l'altro questa non è neppure quella originale. Smangiucchiatissima dai miei conigli. Usata pochissimo, non perché non sia valida, i colori sono scriventi, non sono polverosi e mi durano con un primer sotto tantissime ore. Il problema è che io non amo particolarmente i trucchi nude, i trucchi che non si vedano, che non siano intensi, che non siano strani e colorati, quindi non è una palette che io amo particolarmente. Mai più senza, devo ritirare fuori la Deve Cosmetics, la Duo Chrome. Perché l'ultima arrivata, da quando è arrivata, io sto praticamente usando soltanto questa. Mi sono innamorata dalla prima volta che l'ho vista e continuo ad amarla. Miglior rapporto qualità-prezzo. Allora, qua sono un attimo indecisa tra queste due. Una Sleek e una Neve Cosmetics. La Sleek, questa in particolare è la Ultra Matte V2. Il prezzo della Sleek è di 10 euro. I colori all'interno sono, le cialdine all'interno sono 12, però sono piccoline. Vedete, in confronto al mio dito, praticamente sono grosse quanto un'unghia. Questa invece è Neve Cosmetics, nello specifico la Intensissimi. Come potete vedere, le cialde sono molto molto più grosse, sono 10 anziché essere 12 e il prezzo, se non ricordo male, si aggira intorno ai 23,80 euro per tutti gli arcobaleni di neve, tranne la Duo Chrome e la palette di Giuliana Make Up Delight, che credo costino sui 33,80. Quindi abbiamo Neve Cosmetics 26,80 euro per 10 cialde enormi o Sleek per 10 euro per 12 cialde piccoline. Credo che boh, se volete cambiare spesso, se vi piace comunque avere una vasta scelta di colori, sicuramente il miglior rapporto qualità-prezzo sono le Sleek, perché comunque con 10 euro avete 12 colori, ne prendete un paio e potete davvero spaziare e sbizzarrirvi. La qualità, diciamo che grosso modo mi sembra buona in entrambe. Entrambe con un primer sotto mi durano tutto il giorno, senza primer non mi durano una nell'altra, ma io ho una palpebra super problematica. Della Neve Cosmetics apprezzo, oltre la colorazione, la pigmentazione, oltre il fatto che siano bio, la grandezza, la dimensione delle cialde. Io molto spesso queste palette le uso anche per i face painting, quindi con una dimensione del genere posso andare a pucciare direttamente il pennellone e quindi ricoprire delle grosse superfici. La palette che porterei con me se dovessi andare in un'isola deserta. Allora, ho lasciato questa palette per ultima perché io ho fatto questo ragionamento. Se dovessi andare in un'isola deserta, io porterei quello che amo. A me sì, piace il make-up in generale, il trucco beauty, il trucco da sera, il trucco da giorno, però quello che amo è il face painting. Quindi la palette che porterei in vacanza con me è una palette di Aquacolor. Questa è della Meron, la Paradise Palette, sono 8 colori, anzi erano perché il nero ormai è andato, il bianco siamo sulla buona strada e è una delle mie preferite tra l'altro. Poi, a parte per la scrivenza, per la pigmentazione, ha un
buonissimo odore di cocco, che se non sbaglio la formulazione degli ombretti, la formulazione delle cialde, degli acquacolor contiene all'interno olio di camomilla e olio di cocco, quindi comunque il profumo è molto tropicale, somiglia un po' a quello dell'abbronzante, a quello che sentiamo E la niente, sera. il tag è finito. Io spero di esservi stata utile e di avervi fatto scoprire magari qualche palette che ancora non avete. Taggo qui sotto nell'info box, metto qualche nome di qualche ragazza che vorrei che rispondesse a questo tag e vi mando un bacione.